tutti, puntata di Onorabili ventosa, e anzi poteva essere peggio perché poteva piovere, perché all'andata questo. Allora, sono un mezzo zoppo che oggi, cioè ieri sera già mi faceva male, ma stasera tipo scatenato un inferno praticamente, oltre come potete sentire col vento. Ma allora, rispetto a ieri con questione naso, so come sentite ancora la voce, non è proprio ritornata ai suoi fasti, però ammesso ci siano mai stati dei fasti della mia voce, però diciamo che ho un pelino meglio. Quello invece che mi fa veramente male, cioè finalmente, ecco, si dovrebbe essere sciolto un grumo di sangue. Allora, se adesso io riuscissi a riprendere il cammino sarebbe meglio. Adesso poi vedrò le stelle, infatti così è. Volevo si sciogliere, scuola guida. Madonna che male. Niente, si è proprio bloccato un cazzo qua di e mi fa un male bestia proprio da morire. Praticamente mi si è come bloccata la caviglia, e quando muovo mi fa malissimo, ma proprio che più male non si può. Qua c'era vento prima, vabbè, piano piano arriveremo a casa, insomma, ecco. Non mi sono fatto male perché non sono caduto, non ho fatto niente di che, però ho detto mi fa particolarmente male quando vado a piegare la caviglia sia avanti che indietro, ma proprio malissimo. Sì. Proprio da morire. E quindi non lo so come mai mi fa così male. Vabbè, sono tornato, anzi ecco, non l'avevo ancora detto, sono uscito a destra. Là che mi devo togliere un dente per forza, tutti i costi, ma lo immaginavo che me l'avrebbe ripetuto. Giuro che sogno di arrivare a casa come un assetato nel deserto, però anche un po' colpa mia, perché devo fare l'eroe, no? No, però a parte gli scherzi, cioè, ok, vabbè, io sono un coglione perché l'ho appena detto. Però onestamente, ripeto, non sono caduto, non ho fatto niente, cioè non so come mai mi fa così tanto male. Cioè, io secondo me è una sorta di tendinite, qualcosa così. Sì, ma ho capito, ma il problema è che un giorno tipo giovedì, che quindi è fra un giorno, devo andare parecchio in giro. Quindi non mi posso permettere di stare in queste condizioni. Questo ora si fermerà, sì. E quindi ecco, quindi questo è il problema principale.
non è un problema, ti ripeto, di femmine. Adesso mi tornerò a casa, mi piazzo sul divano e mi metto giù e cerco di fare un po' di massaggi con il naso e recuperando i passi. Insomma, ecco, quindi insomma c'è un posto sta simpatica, sai, ma veramente c'è da morire. Ma ora, e poi ecco, una cosa che ho notato è che sulla rampa scelta non fa male per questo. Per fortuna che domani sono a casa e non ho cose. È la gran fortuna, perché se anche domani dovessi stare così, io ho detto adesso torno a casa e penso che una delle cose che farò sarà, adesso vado a salutare, sarà qua, quindi vado a scuola. A parte che oggi è il giorno, è lunedì, vero? No, oggi è martedì, mi ricordo, oggi c'ha lezione di pomeriggio, no? Ma vabbè, vado avanti, mi dispiace che ma cioè non vedo l'ora di arrivare a casa. Passerò per se mi hanno visto, ma ciccio, sono un dolenzino, ho tutto un dolino, ci vorrò un pedotto Matteo in questo momento. Sì, perché secondo me è esatto, cioè, mi dà l'impressione di essere, non lo so, un nervo accavallato, insomma mi fanno malissimo, però quello sì, mi costringe ad un'andatura non proprio, uno dolorante e due non proprio veloce. È proprio da morire, è proprio da morire. Dopo il problema è che dopo si ripercuote su tutta la gamba, quindi dopo mi fa male in su al culo. Ah, la rampa scende, comunque già leggermente meglio rispetto a prima, detto se mi fermo alla fine, infatti sono dovuto sta fermo, perché non è che quando ti lì dal dentista ti metti a camminare, però signora che dolore, una camminata nel dolore potrebbe essere un punto di questa puntata. Sì, che poi oggi ho montato una puntata che poi ho trasmesso anche, in cui ho detto una cazzata l'ennesima, tanto le dico una marea, però ecco, cioè onorato come lo zoo di Radio 105 è un programma di parolacce, ecco, onorato è un programma di cazzate, e ho detto una in particolar modo riguardo alla pubblicità, quella lì che diceva il Natale quando arriva
e ho detto la stronzata che era Bauli, no, era Motta, era Toro Motta, non era Bauli. Era Motta. Non so perché ero convinto che fosse Bauli in quel giorno. In quel tempo. Adesso piano piano ho detto arriveremo. All'andata sono messo 17 minuti, eh. Ho detto non vedo l'ora di togliermi la scarpa, mettermi sul divano e passarmi con l'asomil, farmi una serie di massaggi per quanto possa far qualcosa, però no. Allora adesso già un pelino, un capellino meglio, certo quando c'è, ecco, tipo qua che c'è il marciapiede che è totalmente irregolare, vi posso garantire insomma che certi passi sono abbastanza dolorosi. Però oh, e poi è sempre lo stesso piede, eh? Sempre quello lì famoso, sempre il destro, mi fa male, che cazzo, boh, tutto, cioè, non ho fatto niente, non sono caduto, non ho fatto assolutamente nulla, non so come mai. Stamane mi sono svegliato con questa, ma anche ieri sera mi pareva di essere andato, infatti forse ho toppato, perché ieri sera sì, mi dava un po' fastidio, non mi faceva male, però mi dava un po' fastidio, e ho fatto io vabbè, non metto niente, tanto sto andando a dormire, invece se invece mi fossi stato un po' più sveglio, magari ci avessi messo un po' di laso lì, perché poi dopo siccome mi faceva così male, ho visto che praticamente pare un po', mi sa che mi toccherà prendere veramente l'antipolitico qua, che adesso ok, tu dolli, no, però non mi ha fatto un cazzo, detto secondo me è un'infiammazione, ora qua sarà atroce perché vai a scendere, vai piano lui, cioè, come ho detto già anche ieri, quando mi incazzo, quando mi incosto, no, ieri, sì, era ieri, quando c'è un problema, una roba, mi dimentico anche dove sono, a momenti, vabbè, sarà un motivo in più per vedere questi fantastici disegni, Kevin, buco del culo, una roba che cade, sì, se non so, incomincia credo anche a piovere, rincomincia a piovere, che sento delle goccette, sto Kevin ha fatto una strage di cuore, sarà un mascellone testa di cazzo con una marea di soldi, cioè non lui ma quantomeno la sua famiglia magari. Eh sì, qua comincia anche a piovere, vabbè, adesso appena esco da qui, non ce la facevo più, scendo, ho detto da morire.
magari domani non facesse il tempo di oggi, cioè il piovere, ma facesse un tempo, sì, qua ora ho bisogno, aspetta, va. Posso dire, non dico che sia la cudina, se fa un po' meglio. Sì. La vedo, diciamo che si fa, ma sì, mamma mia, questa morte. Vabbè, insomma, ho una bandata ai colpi che arrivano, evidentemente saranno colpi, qualcuno mi ha tirato, vedi ieri che è successo, adesso ci penso, eccoli, e questi sono i colpi che sono arrivati, grazie. Magari se guardava anche avanti, praticamente con Tavalla che guardava il telefono, testa bassa, e non stavo guardando minimamente. Ai, ai, ai. Siamo quasi arrivati. Siamo quasi arrivati. Mi sa che adesso non piove più. O forse sì. Ai, ai, ai. Stava dura, ma ce l'abbiamo fatta. Uè, uè, fermo. Perché poi il problema è che c'è il vento. Per cui non sono piovicina, ma forse adesso verrà un piombo, boh, non lo so, scusa, chiudo, tanto sono fatto sto cazzo di ombrello, non si chiude, tanto sono quattro gocce, si porta via al vento, vabbè, io sono sostanzialmente arrivato, per cui vediamo quale se lo fa. Non è stato semplice, ma vabbè, credo che stia arrivando anche, ecco, stavo dicendo questo, ho visto il corriere, praticamente dovrebbe essermi arrivato o sta per arrivare la roba che ho preso, soltanto che se domani fa bel tempo riesco a metterlo già, se no altrimenti vedo che l'aspettare a boh, non lo so, va bene. Quindi dirò, ciao.